Dallo stadio Corrado Alvaro di San Luca, San Luca Versa, qui Stefano Muscatello, Stadio Radio, operatore Antonio Ali. Settima giornata di ritorno del girone I di Serie D. La gara verrà diretta dall'arbitro Luca Taglienti di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti Luca Raccanello di Viterbo e Andrea Domagnoli di Albano Naziane. Oggi è una cornice splendida, clima ottimo per una partita di calcio qui al Corrado Alvaro. Si stanno disponendo le due squadre al centro del terreno di gioco. Importante perché Uzzol, il numero 2 della squadra ospite, è appunto di nazionalità e di origine ucraina, cosa ancora più bella in questo pomeriggio di calcio allo stadio Corrado Alvaro. San Luca che si schiera con la maglia bianca oggi, inedita, utilizzata per la prima volta in questo campionato, tra l'altro. Per la Versa invece, solita maglia granata. Si parte, palla subito per Crucitti, che avanza, palla per Giordano, ancora Giordano per Russo. Russo Uzzol, di nuovo per Russo, scambio tra i due più volte, cross in mezzo. Tanti centimetri che possono fare la differenza, cercano proprio lui, non viene trovato, confusione in aria, De Simone chiama su la palla. No, ottimo questo recupero palla. Bella scodella su Raci per Pereira Muniz, palla per Crucitti in aria, si gira, cerca i compagni, non ce la fanno a tirare. E palla per De Simone, ottima opportunità per il San Luca. Ancora la Monica abile a gestire bene il pallone, bella azione offensiva da parte della punta campana. Ha cercato Mariani, sbaglia clamorosamente la Monica che aveva sui piedi la palla dell'1-0. Anticipato da Vincenzo Russo, palla per la Monica, posizione di fuorigioco ben segnalata, sembrava chiara. Riconquista palla la Versa, Sannia cerca di scambiare vicino con Schiavi. Schiavi stoppa con il sinistro, va di destro per Sannia, vantaggio, cross in mezzo, Giordano addomestica in aria, bello il dribbling di Giordano, bello un altro dribbling, cattivo però il tiro. Maesano ad addomesticare, bravo Maesano a mettere ordine, palla per Capitan Carbone che ragiona, perde un brutto pallone sanguinoso, il pallone che perde Carbone, il tiro di Mariani. Incrocio di traiettoria con Mariani che non viene servito, palla in aria, Sannia di testa, pericolosissimo. Si chiude qui senza nemmeno battere la punizione. La prima frazione di gioco. Si attende il via libera. Cronometro in mano. Si parte. Palla per la Monica, posizione regolare della punta avversana. Ancora la Monica contro Tamir Benban, aspetta l'arrivo di un compagno, scarica palla per Schiavi, Schiavi tenta il dribbling su Suraci, riesce a farlo in aria, Schiavi ben contrastato, Patea, confusione in aria, Sannia il tiro al volo, semplice per Tommaso Scuffa. Intanto i pochissimi tifosi della Versa presenti si fanno anche sentire, bellissima cosa, Godano tenta lo spunto, Bonfini il tiro di Godano, alto, cercherà Godano. È proprio verso Godano che va il pallone, ottimo la sponda dell'attaccante siciliano, Godano in mezzo, Maesano dribbla, ancora Maesano per Pelle, stoppa, va sul sinistro, tenta il dribbling, doppio, il tiro di Pelle, fuori di pochissimo, palla per Tamir Berman che cerca Pelle, il tiro di Pelle, fallo di mano, Schiavi batte lungo, testa di Sannia, fuori, ancora Godano, Godano in possesso palla, seguito da Bonfini, saltato secco, salta secco anche Mariani, palla in mezzo, Crucitti, Pelle! Ed è il gol del San Luca, proprio lui, il gioiello di casa, Antonio Pelle, sugli sviluppi di un cross effettuato da Godano, sponda tentata da Crucitti, ed è il gol di Toto Pelle, al minuto 37, San Luca in vantaggio. Palla lunga, Carbone sbaglia, stoppa in aria Russo, pallone tolto dalla disponibilità della Versa, ottima parata di Scuffia sul tiro pregevole di Giordano. Situazione tesissima qui dal Corrado Alvaro, i tifosi non stanno più in piedi sulla tribuna, la tensione si taglia con il coltello, palla fuori, non viene fischiata. Finisce qui, chiedevano un fallo di mano, ma è una vittoria fondamentale per il San Luca che ottiene 3 punti di vitale importanza.